Buonasera e benvenuti Non importa se sia giorno o notte, tutte le leggi della natura sono infrante. Prima di iniziare con la puntata vera e propria vorrei scusarmi per il livello di preparazione di Antonio, per chi non lo sapesse, è a livello Steam Powers. Il livello Steam Powers non è altro che il livello di preparazione in cui una persona ha la voglia irrefrenabile di vedere e comprare film altamente beceri e trash. Ci teniamo a precisare che Antonio è un attore e che quando gira i suoi video sta recitando nei bagni di un personaggio immaginario, ossia lo zio Teleprendi. Quindi cerchiamo di non confondere Antonio Comune con lo zio Teleprendi. Tutto quello che fa nei suoi video è recitato. Dopo questo vi auguro buon divertimento e cercate di divertirvi senza giudicare l'opportunità morale di quello che vedrete. Buona visione. Salve a tutti, o miei affezionatissimi e rari amici, e benvenuti a questa nuova puntata numero 407. Oh. Oh no, sono senza respiro. E di oggi te le prendi anche se non sembra. Sono senza respiro perché la terza puntata che registro consecutiva. Perché sono solo in casa. È venerdì sera e quindi sono solo triste, single. Qui ci vorrebbe la, la musichetta triste di sottofondo. No, questa è ai confini della realtà. Vabbè, comunque, ehm, siccome sono triste solo e abbandonato ed è venerdì sera, aspettate che vi confermo di essere triste solo e abbandonato. Ve lo confermo di essere triste solo e abbandonato. Sì, vi confermo di essere triste, sole e abbandonato ed eh, è venerdì sera e quindi mi sto portando avanti con le recensioni della stagione 19 perché poi domani magari non faccio a tempo, perché domani è domenica ho un po' di impegni, quindi eh, magari non faccio tempo a girare un cazzo e vorrei portarmi avanti con le recensioni. Anche perché prossima settimana ho un po' di impegni personali, quindi... Mh, Meglio portarsi avanti con le recensioni finché ho tempo. Comunque, ciancio alle bande e bando alle ciance, e partiamo con l'ennesimo film di Sylvester Stallone. Questa volta è un film del 1996 chiamato Daylight. E in inglese basta. In italiano hanno messo Trappola nel tunnel. Perché? Perché gli italiani devono sempre mettere un sottotitolo a cazzo? Che ci può anche stare bene, come in questo caso, ma perché il titolo mi deve spoilerare il film? Mi sarebbe piaciuto di più un film chiamato Daylight e basta, magari potevo pensare che era un film di vampiri e sarebbe stato ancora più figo un film di vampiri con Sylvester Stallone. Che non so, un, una versione vampiresca di Rocky Balboa che prima ti prende a pugni e poi ti morde sul collo, cioè sarebbe una figata. Comunque, non importa. Comunque, il film è questo. Questo è il retro. E, allora, essenzialmente, la storia è di Stallone che. Adesso non mi ricordo esattamente, credo sia una specie di poliziotto, ma non poliziotto-poliziotto, credo sia un membro delle, delle squadre speciali, insomma quelli che si chiamano se succede qualche casino, un miscuglio tra un poliziotto e un, e, e un pompiere. Essenzialmente quelli delle squadre di, em di emergenza sociale, uh, non so, non, non, non mi ricordo come si chiamano. H ha hanno un nome comunque. Um, comunque, vabbè, uh, essenzialmente <coughs> il film, uh, si dipana in questa maniera succede un casino in un tunnel: crollano un po' di cose quindi essenzialmente la gente rimane bloccata in questo tunnel. E Stallone ci si trova dentro e deve riuscire in qualche maniera a guidare tutti i vari automobilisti bloccati. A portarli in salvo fuori all'esterno e tutto il film diciamo che um, si svolge perché non mi va di dire ancora si dipana, eh, si dipana eh, quanto vi piace quando uso sta parola eh? allora ve la dico all'orecchio la storia di questo film si dipana lungo tutto il percorso che Sylvester Stallone salvo questi coglioni che sono rimasti intrappolati nel tunnel. La prossima volta state a casa testa di cazzo. E così il film non avrebbe neanche cominciato. Comunque al di là di tutto il film è una figata pazzesca e anche questo lo annovererei tra i film un po' sperimentali di Sylvester Stallone in cui c'è ovviamente la componente action: tanto cara a, a lui e anche a, al suo collega Arnold Schwarzenegger, però c'è anche una storia particolare, insomma, è bello, non c'è un vero e proprio cattivo, c'è proprio è un survival, cioè c'è lui che deve portare in salvo sta gente. E non mi ricordo adesso, forse probabilmente il tunnel era saltato per via di un attacco terroristico, adesso non mi ricordo onestamente, da un po' che non lo vedo. Però mh, insomma, è bello, so che mi era piaciuto. Anche questo purtroppo non l'ho visto al cinema, ma l'ho recuperato in DVD, quindi è un film molto bello che vi consiglio caldamente, ma veramente caldamente proprio Caldamente, ragazzotti. Io hm, chiuderei qui perché non ho altre hm, cose da dirvi di, di questo film, se, se, se non voglio spoilerarvelo. Ecco. Quindi io vi saluto, vi ringrazio tantissimo, eh, siete veramente tanti. Eh, spero che vi iscriviate sempre più numerosi in modo che posso fare lo special per i 200 iscritti, quanto prima. E niente ragazzi, io vi saluto, vi do un appuntamento al prossimo episodio. Un bacio grandissimo da zio Teleprendi, vi voglio un bene dell'anima e ci vediamo al prossimo episodio ragazzi. So che questo forse è l'episodio più breve che ho fatto, ma non c'è tanto da dire. È la storia di uno che rimane intrappolato in un tunnel e porta in salvo tutti. Punto. Qualcuno se lo dimentica per strada, qualcuno se lo scopa de dentro il tunnel e... e niente. Poi viene stuprato da un, da un montone. Appena esce fuori, ah, siamo usciti, ah, Bam, C'è il montone che lo butta giù e se lo Vabbè, a parte sta minchiata, comunque, ragazzi, il film è bellissimo e il montone ha comunque un ruolo fondamentale nel. Nel film, e ovviamente l'attore che interpreta il montone chi è? Carlo! Che salutiamo calorosamente. Ciao Carlo. E niente. Ci vediamo presto. Ciao ragazzi. Salve a tutti, i miei affezionatissimi, rari amici. E, in realtà, la puntata eh, la state vedendo. Eh, faccio questa piccola. Pausa questa piccola. Questo piccolo inter, questa piccola introduzione per chiedere ammenda perché mentre stavo girando l'episodio di daylight mi sono dimenticato che c'era eh, l'intervento eh, di, di The Gito 94 o sono un 97 o sono as, uh, Simone landi quindi adesso. Sto un attimo zitto io e facciamo parlare Simone, che ci dirà quello che pensa lui di questo bel film di Sylvester Stallone. Che, come vi, vi, ho, vi sto dicendo io, è un film particolare. E, mm, e niente, aspettiamo. Vai, Simo, parla tu e poi <ride> ci mettiamo. Continuiamo il nostro viaggio. Ciao, ragazzi. Ah, ciao a tutti ragazzi, io sono Surde, sono in diretta da Reggio Emilia e oggi lo zio parla appunto di Daylight Trappola e Tunnel interpretato da Staldona. Allora, questo qui è un altro film di Staldona che mi è piaciuto, a parte vabbè, Rambo che diciamo tra Rock e Rambo sono i due personaggi che ho preferito di più, cioè i due personaggi dire che ha interpretato Stallone sicuramente il migliore per me è stato Rambo. E Daylight è un film è abbastanza carino, e ha degli elementi di drammaticità perché comunque è sicuramente a sfondo drammatico. E il film comunque a me mi ha emozionato moltissimo la prima volta che l'ho visto perché ero molto piccolo. e Quindi cioè, mi ha emozionato soprattutto la scena iniziale insomma, dove c'è il tunnel che si chiude a causa dell'esplosione, per colpa appunto di, una, di un maniaco comunque di un pazzo. Però poi dopo anche le esplosioni, insomma, il film è molto emozionante perché loro devono cercare appunto. Uscire dal da tunnel, però c'è l'acqua, quindi insomma, eh, ci sono, il film è capace insomma di tenere una certa tensione fino alla fine, ecco, proprio fino all'ultimo minuto. E come dicevo prima, a me, eh, tra i, tra, dopo Rambo, questo qua è, è forse uno dei migliori film di Stallone che appunto ho preferito. Io. Alcuni dei suoi film, specialmente i primi che aveva girato, non, li ho, non ho ancora avuto modo di vederli perché è passato molto tempo però pian pianino poi cercherò di andarli a recuperare perché comunque insomma la filmografia di Stallone merita di essere vista tutta ecco dalla alla Z e per il resto io vi invito a iscrivervi al canale di Antonio a commentare i video possibilmente a commentarli bene non toccatemi lo zio con, eh, con, con commenti negativi e soprattutto comunque a spollizzarli a condividere sui social e perché lo zio comunque fa delle grandissime recensioni è molto bravo a recensire e, tutto, insomma, e sono felice di aver collaborato con lui. Ecco. Saluto anche il suo collega socio Luigi Nosso 3 e vi mando un bacio a tutti ragazzi. <ride> Ciao. Quante stronzate ho, ho, ho detto in questa recensione? Mi sa parecchie, vero? Ma dite che devo dirne di meno? Di stronzate? O... Oh, hm. Ma sto ancora a... Ah, sì, è vero, ancora accesa! Ok, stavo dicendo cazzate così stavo parlando da solo. Sicuro che parlavi da solo? Che cazzo de devo parlare? Ci siamo solo io e te qua. Sì, non ho capito come io e te chi? Io sono da solo qua. Sì, e io chi cazzo sono? Ciccio, ci sono io qua, ci sei tu ma ci sono anch'io. Ma tu chi, scusa? Scusa, ma ci fai o ci sei? Ci faccio ci cosa cosa? Sei scemo? Sei da solo qua, eh? Ma come da solo che ti sto parlando? Ma che cazzo dici? Eh, Antonio, secondo me tu hai bisogno di una vita sociale, sai? Hai bisogno... Hai, sai quella cosa che si chiama amici, ragazza, qualcosa con cui uscire? La mia vita sociale non ti interessa, intanto. Quindi sta a rompere i coglioni e fatti i cazzi tuoi. Non c'è bisogno di essere... Così sgarbati e volgari. Ma volgare sarei, sta di cazzo, non sta a rompere i coglioni, sono cazzi miei quello che faccio lunedì sera. Io non t'ho detto che sono problemi tuoi. Fai quello che cazzo vuoi per quello che me ne frega, guarda. Comunque, io me ne vado. Tu fai quel cazzo che vuoi. E beh, ancora qua stai. Sì, sì, vado tranquillo, vado, vado. Vai zio campo, sta a rompere i coglioni. Forza!